La parola di Dio porta frutto. Gesù, guardando la folla che lo circonda e si stringe a lui, racconta la parabola del buon seminatore e ci invita ad essere noi il terreno buono, capace di accogliere la sua parola e di portare frutto nella nostra vita. Dal Vangelo secondo Luca. Una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città. Gesù disse con una parabola: il seminatore uscì a seminare il suo seme. Tante persone accorrono da Gesù, vogliono vedere, ascoltare e toccare. Vengono da ogni luogo, arrivano con storie e motivazioni diverse. Gesù con questa parabola descrive quanto ha davanti. Mentre semina, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. È la parola di Cristo che viene dimenticata. È Cristo stesso calpestato e ignorato. Ma il seminatore continua a seminare. La parola viene nuovamente annunciata. Un'altra parte cadde sulla pietra e appena germogliata seccò per mancanza di umidità. Troviamo una risposta, ma dura poco. Il terreno non porta frutto, manca l'acqua. Il seme della parola non viene nutrito. Non è penetrato nella pietra, così da spaccarla. Rimasto debole germoglio, il seme è morto. Ma il seminatore continua lo stesso a seminare. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Il seme del rovo soffoca il seme del seminatore. Entrambi vengono nutriti dal terreno. Si è fatto un compromesso che ha però impoverito il terreno. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo, esclamò: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. La parola viene ascoltata e porta frutto. Un seme ne diventa 100. Il campo buono porta altro seme da seminare. Porta pane per nutrirsi e nutrire. Quali parole lascio scendere nel mio cuore?